La Toscana si è confermata campione d'Italia a squadra di tennis per giornalisti. Sui campi dello Junior Tennis di Perugia, che negli anni 80 ha anche ospitato gli internazionali d'Italia femminili vinti da Chris Evert, si è conclusa la seconda edizione della manifestazione organizzata dal gruppo Umbro dell'Unione Stampa Sportiva Italiana. In finale, la Toscana di Tommaso Brunetti, Vezio Trifoni e Ugo Peretti ha superato per 2-0 la Sardegna di Paolo Carta ed Emiliano Farina. Hanno chiuso al terzo posto la Lombardia di Filippo Grassia, Giovan Battista Olivero e Misca Ruggeri, che ha perso contro la Toscana, e i padroni di casa dell'Umbria di Daniele Sborzacchi, Luca Filipponi, Daniele Minni e Marco Bertolini e di Capitan Fiorucci, sconfitti dalla Sardegna. Hanno preso parte alla manifestazione altri 5 gruppi regionali dell'USSI, Marche, Basilicata, Calabria, Lazio e Liguria. Nell'ambito della 3 giorni dedicata ai campionati italiani di tennis di categoria, allo Junior si è tenuto anche un corso di formazione professionale con relatori di alto profilo dal titolo La costruzione di un campione, dalla scuola tennis al circuito professionistico, preparazione tecnica, crescita psicofisica, ruolo e importanza degli organi di informazione nel raggiungimento dei risultati ai massimi livelli. Dal tennis al volley, perché a margine dell'evento è stato ospite allo Junior di Perugia anche la stella mondiale della pallavolo Wilfredo Leon, capace di vincere 4 Champions League consecutive e ora appena arrivato alla Sir Safety Perugia, campione d'Italia. Oh, tutto sei bene, la città mi piace molto perché è una città che ce l'ha tanta storia, è piccola, ma se posso fare tutto che cosa deve. Io specialmente che è arrivato per fare il mio lavoro che è il paravolo, e in questo lavoro ancora ando con la squadra che non è più completa, ma lavoriamo ancora tutta la parte individuale per fare dopo la collettiva quando arriva tutta la squadra.